Allora sai che... No, non ci posso credere, era questo. Questa è un'oteca. Il grande problema ora è che io non so dove andare. Andiamo davanti allo stadio. L'ho detto, ma non so come mai è chiuso. Guarda che casino. C'è qualcuno? No. Prova a vedere un attimo. Sono le sedie sul tavolo. Tanto tu li conosci questi due, no? Sì, io magari se c'è il cuoco, ma sarà difficile. Stai attento, Stai attento che è vivo il pomodoro. La cucina italiana ti gusta, ti piace? Sì, ma mi piace anche quella argentina. Quella è più a base di carne, no? Sì. Ma infatti quando io sono... In Argentina si mangia la pasta la domenica, quando si riune tutta la famiglia, i nonni, i figli, i generi, tutti quanti si fa la pasta. Perché è un giorno di festa. In Italia invece pasta tutti i giorni? Sì, ma ad esempio mio padre si può dare da mangiare quello che vuoi, ma se non c'è il pezzettino di carne lui non mangia. E anche io ero così quando sono arrivato in Italia. Nel 1991 arrivi qui a Firenze, c'era un po' di diffidenza all'inizio, no? Molta, ma poi ho imparato che capita a tutti i nuovi, soprattutto agli stranieri, perché giustamente vengono pagati più dei giocatori italiani e quindi pretendono di più. Io a quell'epoca non ero preparato a questo e ho sofferto un attimino. Per fortuna non parlavo benissimo la lingua e non capivo cosa dicevano sul mio conto e questo mi ha aiutato a riprendermi in fretta. Infatti dopo 5-6 mesi ho cominciato a girare. L'adattamento al campionato italiano non è cosa facile. Il gioco è diverso, le difese vanno conosciute e a Gabriel manca una spalla che lo aiuti nel lavoro d'aria. Eppure all'inizio del girone di ritorno Battistuta esplode e in 5 partite mette a segno 8 reti. A fine anno, fatti i conti, è proprio lui la voce positiva di un bilancio non esaltante per i viola, finiti al 12° posto come nel torneo precedente. Il bomber di Reconquista disputa 27 partite e scrive per 13 volte il suo nome nel tabellino dei marcatori. Il sabato che non andavamo a scuola, invece di andare a giocare, dovevo andare a aiutare mio padre nel suo lavoro. Questo a quella età mi scocciava. Il lavoro qual era? Lavoro. A quell'epoca mio padre aveva un piccolo allevamento di polli e allora bisognava andare là e lavorare, controllare se erano malati, se stavano bene, di qua di là. Tante volte andavo anche solo perché bisognava controllarli ogni giorno, quindi bisognava controllare quanti erano morti, se si facevano le uova, di qua di là. E mi scocciavo un po' a quella età, ma ora... Ho capito che ho imparato tantissimo e ringrazio mio padre per questo. Ecco, il rapporto con tuo padre è un rapporto molto cementato, no? Sì, non ci siamo mai detto ti voglio bene, perché siamo due che non... Due duri? Sì, non esprimiamo sì. Molto i nostri, così, i nostri sentimenti, però in fondo ci vogliamo molto bene. Ma la famiglia a quell'epoca eravamo in quattro, mio padre, mia madre, io e Elisa,
che era la prima delle mie tre sorelle. I tuoi sogni quali erano allora? Parliamo dei sogni di un bambino piccolo, no? Ma niente, pensavo di studiare, perché già da bambino mi avevano messo in testa che bisognava studiare, perché sennò non c'era futuro. L'Argentina a quell'epoca era in netta crisi e quindi solo lo studio ti poteva dare una via di uscita. E quindi l'unico pensiero era questo, finire le scuole elementari e poi andare a studiare da qualche parte. Altezza 1,85 m, peso 73 kg. Nel calcio contemporaneo, nel quale il fisico assume un valore decisivo, avere certi presupposti di base è elemento importante se non indispensabile. Battistuta non si è accontentato di ciò che gli ha dato madre natura e nel corso di questi anni ha lavorato duramente per aumentare la sua esplosività muscolare. I risultati gli danno ragione. Potente come un tipico bomber d'area, sa resistere agli urti dei difensori e spesso esce vincitore dagli scontri corpo a corpo. Possiede un tiro equiparabile a un missile a lunga gittata, come potrebbero testimoniare coloro che hanno avuto la sfortuna di intercettarne la traiettoria. La grinta di Gabriel è direttamente proporzionale agli stimoli che tutto l'ambiente viola sa infondergli. Bati ricambia la fiducia con un impegno e un'abnegazione davvero professionista. Sì, io sono rimasto a Firenze per 7 anni perché sto benissimo, perché mi muovo bene, perché la città mi piace, perché è fatta alla mia misura, diciamo. Piccolissima, c'è di tutto. Mi muovo alla grande, i miei bambini sono fiorentini, vanno a scuola, la gente ormai capisce come piace vivere. No, tutti sanno dove io vivo, ma nessuno mi rompe. Ci conosciamo ormai anche troppo bene. Poco a poco, Firenze lo elegge a uomo simbolo e impara a conoscere un uomo discreto, la cui storia calcistica prende le mosse dal lontano 1986, nella natia argentina. Io già a quell'epoca avevo 17 anni e giocavo nella squadra della Reconquista, nella selezione della Reconquista. Quella selezione aveva fatto abbastanza bene in provincia, eravamo arrivati in finale proprio con la squadra del Rosario, proprio con la nazionale del Rosario. È stato lì dove mi ha visto Grifa, che era il coordinatore di tutte le giovanili di Newell's Old Boys, e mi ha detto sì. Se avevo intenzione di andare a giocare da loro. Ma io così le ho detto sì, può darsi, perché no? Ma deve parlare con mio padre, perché io sapevo bene l'intenzione di mio padre e ero sicurissimo che le diceva di no, perché voleva che io andassi a studiare, diventassi un professionista. E quindi ero convinto che mio padre diceva di no. Invece questa gente è andata a Reconquista, ha parlato, ha insistito, mio padre, va bene, sono messi d'accordo, io dovevo giocare ma alla volta dovevo finire gli studi e così. Finalmente mio padre ha dato il permesso, ma io non avevo nessuna voglia di andare. E quindi questa gente continuava a chiamarmi, mi ha chiamato per 2 mesi di fila fino a quando hanno capito che se non andavano a prendermi io non andavo a Rosario. È stato così, un giorno sono andato a fare un lavoro per mio padre, quando torno a casa vedo questo signore qua e lì è cominciata la storia. Battistuta, la trevisò muy bien, está habilitado, Tapia por adentro, Boca busca il secondo gol, Boca quiere liquidar el partido, Gabriel, gol!
1992-93. Gabriel Batistuta e la Fiorentina si presentano ai nastri di partenza con propositi di miglioramento. Il bomber argentino si trova di fronte a un compito impegnativo. Dopo aver dimostrato la sua adattabilità al campionato italiano, deve adesso essere in grado di ritagliarsi un posto tra i grandi cannonieri. La sua stagione è impeccabile, 16 gol su 32 partite. Purtroppo per i viola il campionato si risolve in un fallimento che porta addirittura alla retrocessione. In Argentina appena avevi 4 metri quadrati senza mura, quello diventa uno stadio, quindi se non giocavi rimanevi fuori del gruppo. Perché io sinceramente sono sempre stato uno che l'unica cosa che mi piaceva era fare gol. E quindi già a quell'epoca si cominciava a parlare di tattica, di qua, di là, bisogna giocare così, bisogna allenarsi per mettere in moto questo tipo di tattica, per giocare bene la domenica, e quello già non mi divertiva molto. Io l'unica cosa che volevo era calciare in porta. La Serie B è un boccone amaro da ingoiare, ma Gabriel non si tira indietro. Il suo orgoglio e l'affetto verso la città lo spingono a non mollare. Chi va alla carica per strappargli un contratto si sente opporre un netto rifiuto. Batistuta vuole riportare Firenze nella massima serie e vi riuscirà con grande facilità. Ti ha tolto qualcosa, soprattutto nel tuo paese, il fatto di dover giocare in Serie B? Ma questo sinceramente non lo so, perché non ho prestato molta attenzione a questo. Sicuramente ho perso un anno, perché senza voler offendere nessuno, senza demeritare, la Serie B non era una cosa alla quale io ero abituato. E quindi andare un passo indietro sempre fa male. Gabriel Batistuta from Fiorentina watches run. There he went, almost like the famous Lucky who played in 1978. That was the first. And then came that wonderful run by Chamot, and a glorious finish again by Batistuta. And that typical run to the corner, we've seen it happen so often, saw it almost daily in the Copa America. This glorious goal, watch it, flicked it aside, and Maradona made room. Faccio parte di una squadra, secondo me, grandissima, perché se non succedeva quello che è successo a Diego, sicuramente oggi si parlava di un'Argentina minimo in finale, quindi ero contento, non dimenticherò mai quei giorni lì. Sono sensazioni straordinarie. The penalty, of course, for handling, and the hat-trick, the first of the World Cup, Batistuta. Spero di ripeterle nel prossimo mondiale, ma penso che non sarà lo stesso, perché io ormai l'esperienza ce l'ho e ci saranno altri valori, però nel 94 ho vissuto veramente, da quando siamo partiti dall'Argentina fino all'ultimo giorno, sensazione indimenticabile. Crazy.
13 gol in 11 domeniche. Il ritorno dei Viola in Serie A viene festeggiato con un exploit particolare. Battistuta eguaglia e supera un record che sembrava eterno, irraggiungibile. Il bolognese Ezio Pascutti, oltre 30 anni prima, aveva segnato per 10 domeniche di fila. Gabriel fa di meglio, con una giornata in più. I gol vengono festeggiati con l'ironica posa del conquistatore, un gesto destinato a diventare una moda, una piacevole abitudine da ripetersi ogni 7 giorni. Era una cosa bella, simpatica, che poi è stata imitata da tutti quanti, anche dai grandi campioni. E quindi ma è stato un gesto così spontaneo, è nato la prima partita che abbiamo vinto col Cagliari 2-1 e poi è andato avanti così, visto che portava bene non lo potevo mollare. Una volta raggiunto l'obiettivo del record, Battistuta decide di non accontentarsi. Insaziabile, si siede sul trono del capocannoniere e a fine anno viene nominato il legittimo possessore della corona. Con 26 gol, l'argentino diventa il centravanti più invidiato del torneo. Buon per la Fiorentina potersi avvalere delle sue prestazioni, assolutamente fondamentali per edificare un futuro di soddisfazione. Sei contento? 30 hai preso? Vedete che ho preso 27 io. Auguri, mettiamo. Ciao, no, complimenti allora, vedi? Io non ho mai preso 30. Giornate senza gol e già la critica parla di crisi del bomber di Reconquista. Mai previsione si rivelerà più sbagliata. Gabriele infatti si sblocca molto presto e i tifosi, che mai hanno dubitato, gli dedicano una statua per la sua 100ª partita in viola. La festa avviene il 5 novembre 1995, in occasione di Fiorentina-Lazio, e Bati ringrazia la Fiesole con una doppietta di rara qualità. Il feeling tra la città e il numero 9 registra la massima intensità. Ho fatto 19 gol e me li ricorderò sempre, magari più volentieri che quando ho vinto la classifica. Perché sono stati 19 gol importanti, sono serviti a qualcosa. Sempre sognato con fare gol, anche quando non giocavo a calcio, anche quando giocavo perché dovevo rimanere nel gruppo, come dicevo prima,
L'unica cosa che mi interessava era far gol, quindi sì, mi piace, vengo riconosciuto come battigol. Fiorentina in vantaggio, un siluro, un tracciante di battigol. Semifinale contro l'Inter. Battistuta dipinge il suo capolavoro. Rui Costa, destro per Battistuta, controllo con il petto, poi il numero di Battistuta, un gol strepitoso del capitano della Fiorentina. 2 minuti 12 secondi, Fiorentina 2, Inter 1. Rui Costa, subito per Battistuta, Battistuta, solo Battistuta, ed è un altro gol del capitano della Fiorentina. 41esimo minuto, tripletta di Battistuta. Firenze un trofeo mancava da 21 anni, ma con un Battistuta così i risultati non possono che arrivare. La Coppa Italia è la conseguenza logica dell'ennesima annata stratosferica del centravanti argentino. I suoi gol trascinano i viola al superamento dei diversi turni e quando in semifinale Pagliuca cerca di arginarlo, Gabriel sembra ancor più trovare ragioni per divertirsi. Nella doppia finale contro l'Atalanta è lui il protagonista, con un gol a partita. Semplicemente fantastico quello realizzato davanti al suo pubblico. Una vera e propria magia che incanta tutti, tifosi ed avversari. Facile ma non meno importante è il bis offerto a Bergamo. Battistuta diventa così l'eroe ed il simbolo di una città che finalmente torna a vincere qualcosa di importante. Senti, c'è nei tuoi progetti un obiettivo, no? Quello di entrare nel cuore dei tifosi più di quanto non sia entrato in passato Giancarlo Antognoni, vero? Ma no, io voglio entrare nel cuore dei tifosi, ma so perfettamente che non potrò mai essere come Giancarlo, perché vabbè, lui è la bandiera, ma ogni squadra ha una bandiera, ormai. Questo posto l'ha preso lui e io non ne faccio un problema. Sicuramente sono contento quando mi vogliono, quasi come Antognoni, che già è tanto. Io auguro a Battistuta di passare al primo posto. In questi 7 anni una cosa che mi ha colpito in lui è il fatto che non l'ho mai visto saltare un allenamento. The 1990
Milan e Fiorentina si contendono la Supercoppa italiana. Batistuta stupisce tutti con una prestazione strepitosa. Le immagini della sua gioia fanno il giro del mondo. The first thrill of the evening is a magic flick by the Argentinian striker Gabriel Omar Batistuta that passes the ball beyond Baresi, the Milan captain. Ed è il gol! Un grandissimo gol di Batistuta! It's Batistuta that closes the match with a goal dedicated via camera to his wife Irina. Volevo dividere perché per me quella vittoria è stata molto importante. Vedevo che la Fiorentina cominciava a essere una bella squadra che potevo togliermi delle soddisfazioni. E allora volevo dividere questa allegria con qualcuno che mi era stato sempre vicino. In meglio di mia moglie. Da piccolo ti chiamavano Gordo, no? Sì. Però qui andiamo indietro di qualche anno, non sei ancora calciatore, perché se eri gordo, cioè se eri Ma calcio... sono stato gordo anche da calciatore, nei primi anni sì, quando sono andato al Newell's a provare, i primi tempi ero come sono ora, ma 12 anni fa, quindi ero sempre gordo. Sì. Non ricordo come hanno fatto fare una dieta che ho sofferto come un pazzo, perché da 82 kg dovevo andare a 77. E io non l'avevo mai fatto, non mi ero mai preoccupato della dieta, della figura, e quindi è stato duro. Il principale obiettivo della stagione è l'avventura in Coppa delle Coppe. Il cammino europeo dei Viola ha inizio in Romania, contro il Bistrita. A rompere il ghiaccio e a indicare la via della qualificazione non può che essere lui, il capitano. Uguale discorso vale per il turno successivo contro i cechi dello Sparta Praga. La Fiorentina vola a Lisbona ad affrontare il Benfica. Risultato, vittoria e spettacolo. Sahar lo insegue, Batistuta punta verso la porta. Sahar anticipa. Calcio d'angolo. È stato indeciso. Coiz. Sbarco per Piacentini, attenzione, scatta Batistuta, lancio per lui al volo! Ecco gol fantastico! Ecco gol fantastico di Batistuta! Incredibile gol! 2-0! Anche un mostro sacro come Predom non può che arrendersi davanti a una giocata così perfetta. Barcellona-Fiorentina richiama il pubblico delle grandi occasioni. La sfida è da brividi. Ronaldo contro Batistuta, la giovane stella brasiliana contro l'esperienza del bomber argentino. Batistuta, il destro! Chiude troppo l'angolo! Batistuta! Settimo minuto, prova a colpire la Fiorentina. E c'è cartellino giallo nei confronti di Batistuta, non ci voleva. Batistuta è diffidato, salterà la gara di ritorno. Per i catalani, l'ammonizione di Gabriel è il vero lasciapassare per la finale. Senza Bati, il Barcellona riuscirà ad espugnare Firenze. Con Bati, invece, il Nou Camp viene zittito. We'll be right back.
Batistuta, sale Serena, ha recuperato Amor, poi ancora la grinta di Batistuta, Rui Costa, Batistuta in area, Puscetu, il sinistro di Puscetu sull'uscita di... Arriva Batistuta, duello con Vitor Bahia, rimessa da fondo campo. Calcia Figo, Nadal, e la palla in rete. Nadal per il Barcellona, su calcio piazzato. 42 minuti e 30 secondi, Barcellona 1, Fiorentina 0. Batigol, prova con il destro, eccolo qua, è lui, Batistuta al Camp Nou, nello stadio di Ronaldo, 17esimo. Quel gesto voleva dire io ci sono, anche se gioco nella Fiorentina, sono un po' più vecchio di Ronaldo, posso segnare anche io, e quindi tutto lì. In un'occasione Ronaldo e Batistuta hanno potuto duettare insieme con la maglia del resto del mondo, e Gabriel quel giorno si è davvero divertito. Pallone che viene allontanato, attenzione, superiorità numerica da parte del resto del mondo, con Batistuta che ha dato a Ronaldo, lo aspetta Costa Curta, lo punta Ronaldo, tocca Batistuta, immediata la conclusione, grande gol. Ho imparato a mangiare la pasta al dente, in Argentina così dicono che è cruda. Il 1996-97 non è una stagione indimenticabile per la Fiorentina. Le premesse della Supercoppa italiana non vengono mantenute in campionato. C'è anche poi da rilevare come proprio l'impegno europeo in Coppa delle Coppe contribuisca a distrarre i viola. Batistuta non si trincera dietro le giustificazioni, non fa ricorso alla sfortuna, non accampa scuse. Di lui piace anche questa sincerità. La forza di Gabriel consiste proprio nella sua continua sete di rivincita. Non sta a crogiolarsi in un errore, a disperarsi più di quel che è lecito per un'occasione fallita. Il miglior modo per dimenticare è inventarsi qualcosa di nuovo. E lui, tradizionalmente, riesce sempre a inventarsi un gol originale. In campo Batistuta è un vero e proprio esempio. Il suo bilancio finale è comunque positivo. A fine torneo, Gabriel mantiene comunque la ragguardevole cifra di 12 realizzazioni in campionato. Senza contare che se si calcolasse il suo peso specifico nei gol dei compagni, ci si accorgerebbe di come sia davvero insostituibile. Al discorso andrebbe poi aggiunto un valore che nel calcio non va dimenticato: l'estetica. Come altro definire gol simili, se non esercizi di pura bellezza? Ma perché preferisci parlare di altri argomenti piuttosto che di calcio? Perché prima che il mio lavoro, quindi ci devo parlare anche se non voglio tutti i giorni, una o due ore. E poi perché... Mi piace parlare di tattica però. Sinceramente scappo quando cominciano con le tattiche di qua e di là.
Infatti pochi allenatori, ma nessuno ha domandato a me, ma te preferisci giocare così, di qua, perché si rendono conto che non è un argomento che a me interessa particolarmente. E poi perché io non mi credo tutto questo del circo del calcio. Sì, gioco, è un lavoro, sono famoso, tutto quanto, ma io non sono quello che si vede la domenica. Io sono un altro, uno tranquillo. E allora preferisci parlare del... preferisco, sì, parlare, andiamo a caccia, andiamo, ascoltiamo musica, andiamo a qualche concerto. Queste cose qua. Fa tremare i supporters viola. La possibilità che Gabriel lasci Firenze per divergenze con Cecchi Gori si fa concreta. Battistuta però non molla e si presenta in ritiro, pronto a riprendere con la fascia da capitano il suo ruolo di leader. No, ho fatto due bei gol, ho sbagliato qualche palla, ho sbagliato anche un rigore. Ho fatto un cocktail di tutto, però sono molto stanco, stamattina mi sono allenato, quindi va bene così. Il nuovo tecnico Malesani fa bene a tutti. Battistuta si presenta al via del torneo come un campione totalmente rigenerato. La sua tripletta a Udine lo lancia da subito in fuga nella classifica cannonieri e soprattutto regala l'emozione di gol bellissimi. Successo è successo, e qualcosa si è soluzionato, qualcosa è rimasto, ma io quando vado in campo lascio tutto da parte e cerco di giocare. Il ritmo del bomber viola è insostenibile. Alla seconda giornata ripete davanti al suo pubblico la prestazione di Udine. 5 gol in 2 partite. Chi osasse discuterlo non troverebbe sicuramente neanche uno disposto ad ascoltarlo. Sfida contro Ronaldo, Battistuta si prende la soddisfazione di un gol alla sua maniera, per poi ascoltare il silenzio dello stadio avversario. Quarta partita contro l'Empoli e per la quarta volta Gabriel va a segno. Qualcuno inizia a sospettare che voglia persino ritoccare il suo stesso record. Battistuta allora si ferma per qualche turno, poi si ripresenta dimostrando qual è il suo vero intento: contribuire a far decollare la squadra. E vi riesce non solo con i gol, dato che fornisce assist d'oro al compagno Oliveira. Rete di Bologna è un'altra di quelle che merita un posto nelle collezioni d'autore. Che sfrutta un buco, c'è liberissimo Battistuta, si va da Battistuta, destro, rete, il raddoppio di Battigol che va a festeggiare sotto i suoi tifosi e c'è il simbolo. Sono contento di quello che mi hanno dato i veri tifosi viola.
giunto il momento per l'ennesimo grande traguardo da festeggiare. L'occasione stavolta sono i 100 gol in Serie A. Tutto l'ambiente si prepara alla ricorrenza, tra maglie per l'occasione e rituali vari. Anche stavolta Bati non tradisce le attese. Infatti una delle cose molto positive di Bati è che anche dentro lo spogliatoio riesce ad essere un campione, riesce a fare il leader che abbiamo bisogno, il capitano che abbiamo bisogno. Ma ha qualche difetto, ce l'avrà come tutti gli esseri umani, no? Come tutti gli esseri umani, soffri quando non fa gol, ha i suoi problemi normali come tutta la gente ha, però di solito c'è la gente più forte e la gente che ha meno difetti. Lui fa parte di queste persone che hanno meno difetti degli altri. Comunque, cioè, quello che salta più all'occhio è l'amarezza sua quando non riesce a fare i gol. Chi volesse capire cosa sia il destro di Batistuta, qui ne ha una prova esemplare. Controllo e tiro imparabile. Gente di pelle, di impatto, è onesta, è seria, basta, fine, insomma. A me di Batistuta piace questo. Falcone. Centro di Oliveira per Batistuta, rete! Batti gol! D'esterno destro, ruba il tempo all'uscita di Pagliuca e la Fiorentina pareggia! Gabriel Batistuta non ti perdona, è proprio mio, penso che sia. Non se ne frega molto di calcio, quello è vero, anche quando siamo in ritiro c'è qualche partita di calcio in televisione, lui proprio cerca di non guardarla perché non gli dà grande importanza, a lui piace giocare il calcio, non piace il calcio. Come tutti i grandi centravanti, no? Come tutti i grandi centravanti, lui si preoccupa a metterla dentro e basta. Tu hai capito alla perfezione che cosa significa per i tifosi viola la sfida contro la Juventus? Sì, l'ho capito. Magari per quello nel lontano 91 avevo così tanta voglia di segnare un gol alla Juve, però devo dire che questo sta cambiando e quello che sentivano i tifosi viola rispetto alla partita contro la Juve sta cambiando un attimino, perché vedono una squadra che può fare ben oltre che giocare due partite bene all'anno e basta. E quindi sì, c'è sempre questa specie di derby così, perché arriva la Juve o perché andiamo noi a Torino, però non è più come prima, non è più quella o vincere con la Juve e magari andare in Serie B. No, sta cambiando. Per fortuna sta cambiando e a noi fa piacere.
ho tantissimi difetti, perché sono uno molto esigente con me stesso, allora anche con quelli che mi stanno accanto pretendo molto, e questo è un grosso difetto, perché non sono uno che magari uno sbaglia e io non sono uno che riesce subito a perdonare, lo devo volere molto bene. Sei un perfezionista allora. Sì, grazie a questo sono arrivato dove sono ora, calcisticamente parlando. Perché? Però grazie a questo anche magari tante volte mi sono comportato in una maniera sbagliata, pretendendo troppo degli altri quando magari non c'era bisogno, ho perso qualcosa. Quindi questo è il difetto più grosso. Poi sono uno buono, sono timido, se non ti conosco magari parlo poco, poi quando diventiamo amici però sono il più casinista di tutti, sì. Compie 30 anni uno dei record di più lunga durata del calcio italiano. Era il 1959 quando Angelillo realizzò 33 gol con la maglia dell'Inter, aggiudicandosi così agevolmente la classifica cannonieri. Una cifra mai più raggiunta e forse impossibile da toccare oggi, in un gioco profondamente diverso, contrassegnato da marcature asfissianti e da difese maggiormente organizzate che in passato. Eppure, dopo il girone d'andata straordinario della Fiorentina, non è un azzardo pensare che il trono di Angelillo possa vacillare. Con 17 centri su 17 partite, Batistuta è infatti perfettamente in media per compiere un'impresa leggendaria. Sarebbe la sua consacrazione definitiva, casomai uno come lui ne avesse bisogno. E sarebbe soprattutto un gran divertimento, una fantastica giostra del gol che solo un mito come Gabriel può inventare. Chi è viola d'amore, abbia fede. Ad aggiornare la storia del calcio, Bati vi è già riuscito nel 1994-95. Anche in questo caso un record trentennale è passato agli archivi come un ricordo da sostituire. Il bolognese Pascutti deteneva il primato dei gol consecutivi, 10 domeniche passate ad andare in gol con una metodicità inimitabile. Il bomber fiorentino ha fatto di meglio. Certo, non che nelle prime giornate si pensasse a questo traguardo, piuttosto era la qualità delle realizzazioni a essere sottolineata da critiche e tifosi. Oppure era il gesto del conquistatore alla bandierina a memorizzarsi più facilmente, talmente veniva ripetuto con esaltante frequenza. O ancora era la famelicità a imporsi, come nella rete fortissimamente voluta contro la Lazio. Poi, con l'andare avanti delle imprese, il riferimento alla storica impresa ha preso via via un certo spazio e Bati, allora, si è aiutato anche con i calci dal dischetto per avvicinarsi al traguardo. All'ottava giornata, il colpo di testa al Brescia è servito a chiarire l'obiettivo. Così, fingendo di vivere la domenica senza l'ossessione del record, il 20 novembre 1994 l'inseguimento a Pascutti ha assunto cadenze thrilling. Già a Napoli, il Re Leone Viola ha sferrato la zampata decisiva solo a 6 minuti dal termine. Eguagliato il primato, la tentazione di superarlo è stata cosa ovvia. Un rigore alla Sampdoria e via verso la bandierina e l'aggiornamento degli almanacchi. Il nuovo record è suo. 11 giornate di fila in gol, semplicemente straordinario. Il bomber di Reconquista non sarebbe il batigol da tutti apprezzato se si fosse fermato qui. Il 1994-95 è un anno interamente dorato e non c'è che un modo per dimostrarlo appieno. Conquistare il successo nella classifica dei goleador. Con 26 centri, Batistuta non conosce rivali, se non il suo connazionale Balbo, superato di 4 lunghezze. I successi di Gabriel suonano a conferma di chi ha creduto in lui sin dal giorno dell'acquisto.
a partire da Mario Cecchi Gori, che ne comprese subito il valore dall'edizione della Coppa America del 1991 e lo volle ad ogni costo in maglia viola. Una simile esplosione ha comunque del sorprendente, anche se va sottolineato come Bati, refrattario generalmente a discorsi e delucubrazioni tattiche, abbia fatto di tutto per capire il calcio italiano. Un'operazione decisamente riuscitagli, da giocatore intelligente qual è. Ogni discorso sul numero 9 viola non può prescindere da due considerazioni. La prima è che, per dirla con le parole del presidente, è semplicemente inconcepibile una Fiorentina senza di lui. La seconda è che oggi solo la giuria del Pallone d'Oro, che lo ha confinato al sesto posto, non si è ancora accorta di ciò che tutti sanno. Gabriel Omar Batistuta è il più grande. Le sue qualità sono infinite. Il suo destro è terrificante, un implacabile martello. È dotatissimo nel gioco aereo, perché l'area di rigore è il suo regno, il suo spazio vitale. I suoi tiri sono sentenze inappellabili, frecce scoccate da ogni posizione. Su punizione ha maturato una tecnica che gli fa scegliere soluzioni diverse da un repertorio molto ampio. Fisicamente è esplosivo. È un aggregato di velocità, potenza, determinazione e fiuto del gol, come si conviene al più antico dei centravanti moderni, una sorta di Nordahl del 2000. Dagli 11 metri dimostra discreta freddezza, ma non è egoista. Se un compagno li batte meglio, le esigenze della squadra vengono prima di quelle personali della classifica marcatori. Ecco perché oggi è raro vederlo sul dischetto, benché nella sua collezione non manchino anche gol importanti realizzati in questa maniera. Infine, ed è forse la sua massima dote, è un vero leader, l'anima della squadra, il trascinatore per definizione. In estrema sintesi, Batistuta è un campione inimitabile ed è uno spettacolo da non perdere. Sfortunato chi ci gioca contro. È la Coppa Italia del 1996, la principale soddisfazione che Batistuta si toglie con la maglia viola. Grazie ai suoi gol torna a Firenze un trofeo da mettere in bacheca. Il contributo del capitano è determinante. Emblematica la semifinale contro l'Inter. La tradizione vuole che Gabriel si scateni soprattutto di fronte a Pagliuca, il portiere che ha bucato di più nella sua carriera. Quella sera, indimenticabile per lui e per tutti i tifosi, Bati ha superato se stesso. 3 gol in un crescendo di bellezza ed esplosività. Impossibile fermarlo.
Ma sia prima che dopo Fiorentina-Inter, il centravanti argentino ha guidato la squadra con la forza dell'esempio. Del resto lui non ha mai nascosto il cruccio di non essere altrettanto vincente quanto in effetti meriterebbe il suo valore. Ecco perché la Coppa Italia è stata considerata, da lui come dalla squadra, tutt'altro che un premio di consolazione. Anche nella doppia finale con l'Atalanta si è rivelato determinante. All'andata è stata una sua invenzione a decidere la gara, altrimenti inchiodata sullo 0-0. Anche nel match di ritorno Gabriel ha posto il sigillo sull'impresa viola. Un ulteriore motivo per urlare alla gente che lo adora tutta la propria gioia. Firenze aspettava da 21 anni una festa così. Non sembra uno che fatica a stare ancora a Firenze. Ricordate quell'estate tormentata tra lui e Cecchigori? Il Battistuta che inizia a Udine il campionato 97-98 addirittura con una tripletta, sulla cui qualità c'è solo da esprimere ammirazione. E anche l'esordio casalingo viene salutato con due realizzazioni. Mentre a Milano, in una gara tra il rocambolesco e il cattivo, porta il suo bottino a quota 6 in 3 giornate. Le cifre confermano ciò che ormai è evidente a tutti. Battistuta vale ben più dei 23 miliardi offerti dal Barcellona ai dirigenti viola. Un giocatore che sa fare la differenza non prevede prezzo o merce di scambio. Con la doppietta a Lecce, Gabriel conferma come ami giocare con i numeri esatti. 8 gare, 8 gol. Vien voglia di dire, è la sua solita media. La rete al Bologna è un esercizio al volo, tanto per gradire. A Vicenza poi, in una serata particolarmente favorevole, 5-1 il risultato finale, il suo gol suona a conferma della sua nota implacabilità nell'area di rigore. Anche un'altra cinquina, stavolta vittima è l'Atalanta, lo vede tra i partecipanti nel tabellino dei marcatori. La rete alla Sampdoria, magari fortunosa, ha un valore storico. Per il bomber di Reconquista è la numero 100 in Serie A. Adesso il prossimo obiettivo da superare è il mito Kurt Hamrin, l'attaccante più prolifico della storia della Fiorentina. Dopo il gol al Brescia, un saggio del valore prezioso del suo piede destro, Bati rinnova con Pagliuca l'ennesimo duello. Se Pieraccioni fosse più tifoso, la parte del pistolero l'avrebbe data a lui.
La rete di Roma è inutile ai fini del risultato, ma dimostra come spesso anche nelle giornate negative per la squadra, Bati trovi modo per sorridere. Nello sprint per un posto in UEFA, i gol diventano pesanti. È anche l'occasione buona per sperimentare con Edmundo una coppia dalle soluzioni spettacolari. Giudicate voi il balletto in stile sudamericano. Più classico, ma non meno efficace, il colpo di testa che rafforza lo score del numero 9. Contro il Brescia non è ancora trascorso il primo minuto che Bati è già in gol. Anche l'intesa con Oliveira è decisamente funzionante. Il secondo gol è un capolavoro. Assist prezioso di Edmundo e parabola in bello stile di Gabriel. Che spettacolo! L'ultima realizzazione del torneo, la numero 21, è un contributo alla goleada ai danni della Lazio. Il 4-1 vale l'ingresso in Europa. L'eroe viola lo saluta inventandosi ancora una volta una nuova esultanza. C'è grande attesa in Batistuta e su Batistuta riguardo il Mondiale. L'Argentina è considerata a buon diritto tra le favorite della manifestazione. E quanto a Gabriel, se solo ripetesse in terra di Francia quanto ha mostrato con la maglia del resto del mondo, sarebbero dolori per tutti gli avversari. Per il bomber argentino ci sono poi stimoli del tutto particolari. Innanzitutto convincere il commissario tecnico Passarella che i giocatori vanno giudicati per il loro rendimento in campo, piuttosto che per look considerati poco consoni per un titolare della nazionale. E poi c'è anche da cancellare l'amarezza di USA 94, quando i biancocelesti avrebbero meritato ben più degli ottavi di finale. Il calendario prevede il Giappone come avversario d'esordio. L'Argentina ha il compito di vincere senza un eccessivo dispendio di energie, che devono tornare utili per il proseguimento del torneo. La missione può dirsi compiuta in virtù di un gol di Batistuta. Un sapiente tocco in una gara che lo vede giocare pochissimi palloni. Un campione è tale proprio quando sa sfruttare al massimo l'unica occasione propostagli. Ci sarebbe anche il modo per raddoppiare il punteggio, ma il palo respinge un colpo di testa imperioso. Poco male, per ora va bene così. È nella seconda partita che Batistuta si mette in grande evidenza. Certo, per l'inesperta difesa della Giamaica, l'incontro con uno come lui è un apprendistato troppo difficile per poter ottenere un qualche successo. Il centravanti argentino è quanto mai ispirato. E dopo alcune prove, il suo destro corregge la mira con una sassata micidiale.
Il secondo gol sembra una ripetizione del precedente. Lasciare spazi simili a uno del suo calibro è decisamente poco consigliabile. La tripletta arriva per effetto di un penalty. Batti è sempre di più il miglior goleador di sempre della nazionale argentina. Persino Maradona è dietro di lui, ad una più che discreta distanza. Agli ottavi di finale si affrontano Inghilterra ed Argentina. Si risente l'eco di antiche polemiche tra guerre delle Falkland Malvinas e reti realizzate con la mano di Dio di non antichissima memoria. Batistuta si prodiga in un'opera di sdrammatizzazione e si merita anche i complimenti degli avversari, che riconoscono in lui il campione che è. La partita è tra le più belle di France 98. Batistuta realizza su rigore il suo quinto gol e lo dedica alla nascita del suo terzo figlio. La sua corsa al titolo iridato verrà bloccata ai quarti dall'Olanda. Non finiscono qui però le occasioni internazionali per mettersi in vetrina, come si è visto nella sfida tra Italia e il resto del mondo per il centenario della federazione. Anche in quella circostanza Batti si è esercitato nell'arte che quest'anno più preferisce, lo sparo con la mitragliatrice. Nonostante molteplici offerte, Batistuta ha scelto di restare alla Fiorentina anche per il 1998-99. Molta parte in questa decisione l'ha avuta Giovanni Trapattoni, che ha posto come condizione del suo approdo a Firenze proprio la continuità del sodalizio tra l'argentino e la società viola. Gli stimoli del resto non mancano, a partire dalla Coppa UEFA, la cui partecipazione è stata garantita proprio dai gol di Gabriel. Al di là dell'amaro epilogo, la bomba beffa di Salerno in Europa, Batistuta ha fornito prove più che convincenti, come il resto della squadra. Già dal primo turno, avversario l'Hajduk di Spalato, la Fiorentina ha messo in mostra tutta quell'autorevolezza necessaria per dimostrarsi una compagine sempre più convinta dei propri mezzi. In occasione di queste gare il capitano si è dimostrato tale, arretrando in diverse circostanze, soffrendo quando è stato il caso, dimostrando uno spirito di servizio inedito e confortante. I gol sono arrivati in occasione della trasferta in Svizzera. Alla vigilia, Gabriel si è lamentato di una certa sottovalutazione da parte dei media nei confronti dei viaggi europei dei Viola. A riportare la luce adatta sull'avvenimento ci ha pensato proprio lui, con un gol di pregevolissima confezione. This song's for you, baby. Tra gli obiettivi dell'annata vi rientra anche la Coppa Italia. La mentalità della grande squadra si vede proprio in queste circostanze, quando anche gli impegni apparentemente meno stimolanti vengono onorati a pieno. A Batistuta, famelico di vittorie e di gol, non serve ricordare queste cose. Lui dice di divertirsi con il calcio solo quando segna, perciò ogni occasione è buona. Gli incontri di Coppa Italia rientrano perciò tra le possibili creazioni di spettacolo, soprattutto in coppia con quell'astro funambolico che risponde al nome di Edmund. Vederli giocare insieme, scoprire come sanno trovarsi sull'intero fronte d'attacco, è un piacere per chiunque abbia a cuore l'arte calcistica.
In campionato la raffica è assordante. I gol giungono con una puntualità inedita e non si vede chi possa fermare la sua corsa al trono di re dei goleador. In alcune partite Battistuta non conosce pietà e infierisce sugli avversari, come è evidente nella tripletta rifilata al Milan in casa sua. This song's for you, baby. Il pallonetto calibrato di Roma rafforza la sua leadership nella classifica cannonieri, ma è contro la Salernitana che offre il meglio del suo repertorio. E se il primo è un classico batigol, il secondo, a suo parere, è il più bello realizzato in carriera. Anche contro il Venezia si ripete con una doppietta. Un imprevedibile pallonetto di destro dalla fascia sinistra e un contropiede vertiginoso in tandem con Edmundo sono i suoi due gioielli. Puntuale il suo apporto nel big match della decima giornata, Fiorentina-Inter. Parte bene per i nerazzurri, ma Bati ha in serbo una magica punizione tra le sue munizioni. Anche il Bologna viene piegato su calcio piazzato. Con l'avvicinarsi del Natale arriva anche la tredicesima. Beneficiaria ne è la Juve, che sicuramente non apprezza molto il Bati regalo. La mitragliatrice spara anche a Perugia, per poi sfogarsi compiutamente contro il Cagliari. Tre gol per toccare quota 17 su 17 incontri. Con un campione così, ogni sogno è lecito. Basta non dire nulla e lasciarlo sparare. Ci pensa lui, il mitico Gabriel Omar Batistuta.